Ciao e bentrovati! Oggi purtroppo sarò da solo in questo piccolo viaggio di 2 giorni nello splendido supramonte di Dorgali, tra mare, natura, amici, scorci particolari e siti archeologici. Bene, si parte? La spiaggia di Cala Cartoe, situata nello splendido Golfo di Rosei, è uno dei posti più suggestivi in assoluto. Cala Cartoe, a metà strada tra Rosei e Dorgali, è un piccolo angolo di paradiso incontaminato, lontano da abitazioni e con un mare trasparente. Una piccola laguna retrostante, caratterizzata da una folta vegetazione e delle piccole falesie a picco sul mare, la rende unica nel suo genere. In alta stagione è una spiaggia molto frequentata da turisti tedeschi che la chiamano Cala Cartoe Strand, vista la vicinanza a Cala Gonone, meta molto ambita tutto l'anno per la presenza di numerosi percorsi escursionistici e di arrampicata, molto amati dai turisti tedeschi e francesi. Una piccola curiosità: nel 1974 la spiaggia è stata protagonista di un poco fortunato film, Travolti da un insolito destino, dove Madonna è stata la protagonista. Uno dei luoghi più belli al mondo. Non è una frase fatta, provare per credere. Un paradiso di sabbia finissima, mare invidiosamente trasparente e vegetazione mozzafiato che protegge questo angolo donato da Madre Terra Sardegna. I sassi tra la sabbia e in fondo al mare vi ricorderanno che siete ancora sul nostro pianeta, ma i loro giochi continui in un fondale visto sin dalla riva vi confonderanno ancora le idee. Un senso di protezione offerto dalle scogliere alle vostre spalle vi farà godere una giornata indimenticabile. Ed ora relax! Ah, già, eravamo già in relax, scusate. Comunque, a parte gli scherzi, ciancia alle bando, bando alle ciance. L'area termale di San Giovanni, su Anzu infatti, costituita dalle terme romane, l'adiacente chiesa campestre e la grotta di San Giovanni, sono una sosta obbligata per quanti fossero nei pressi delle bellissime spiagge di Osalle e Cartoe. Questa è un'ottima zona per un picnic o per trovare il ristoro dal sole nelle ore più calde in spiaggia.
In una verdeggiante pianura giace isolato uno dei monumenti più suggestivi e meglio conservati della preistoria sarda, un'imponente tomba dolmenica, simbolo della spiritualità nuragica. Vedrai spuntare la sua enorme stele, una lastra di granito alta quasi 4 metri, nella valle del rio Isalle, alla fine di un sentiero di mezzo chilometro avvolto da macchia mediterranea. La tomba dei giganti di Sena e Thomas è il monumento funerario nuragico più importante dell'isola. Si presenta maestosa, simile a come doveva essere migliaia di anni fa. Risalente al bronzo antico, si trova nel territorio di Dorgali, a pochi chilometri dal villaggio nuragico di Cerro Rios e a circa 17 km dal centro abitato lungo la strada per Lula. Luoghi di emanazione energetica dove ricercatori, spiritualisti e curiosi le visitano alla ricerca di guarigioni fisiche o rigenerazioni spirituali. Nell'antico rituale, diffuso anche nella cultura greca, si cadeva in un sonno trance entrando in contatto con la divinità. Quindi grazie per essere stati con me in questa piccola avventura. Asibiri, o come dite voi, arrivederci al nostro prossimo viaggio.